Salve a tutti ragazzi e benvenuti al vostro Fiskets. Ebbene sì, oggi non volevo, comunque non avrei mai pensato in vita mia di fare un video del genere. Come avete visto dal titolo, YouTube mi ha chiuso il canale definitivamente, neanche sospeso, definitivamente rimosso da YouTube. Infatti se mi cercate Fiskets non troverete mai il canale. Esattamente cosa è successo ieri in data 16 luglio 2021? Praticamente mi è arrivata un'email chiudendo il canale. Prima di dire questo, voglio dirvi assolutamente, non è un video assolutamente contro YouTube, non è contro nessuno, è un video solo mio di sfogo e per far capire alla community cosa è successo. E mi raccomando, non ho mai chiesto nulla alla mia community, non ho mai chiesto nulla a nessuno. Mi raccomando, cercate di diffondere, condividere questo video a tutti, specialmente per i nuovi YouTuber, per i vecchi YouTuber che si sacrificano ogni giorno con ore di editing, ore di supporto, ore veramente tante ore al giorno su questa piattaforma, perché veramente questa piattaforma dà lavoro a tanta gente, dà guadagni alti a tanta gente, però veramente bisogna capire bene come funziona. Quindi vi ripeto, questo non è un video veramente contro nessuno, neanche contro YouTube. Anche se vi spiegherò cosa è successo, non è un video contro nessuno, è solo un video di sfogo personale, appunto, far vedere cosa è successo al canale di Fiskits, molto semplicemente. Allora, partiamo appunto di cosa è successo. Scusate se parlo un po' male perché sono un po' agitato, però comunque parliamo tranquillamente con voi, voglio parlare tranquillamente con voi. Allora, cosa è successo? Ieri a Luna, mi è arrivata un'email da YouTube dicendo che praticamente YouTube ti ha rimosso il canale per non conformità alla legge delle norme loro, non conformità a scopi non so cosa, comunque non conformità alla legge delle norme di YouTube, che c'è una lista comunque, chi va a vedere, chi è YouTuber lo sa. Mi è arrivata questa email, ovviamente io sceso un po' dal panico, dico, ma che c'è, cioè, com'è possibile che sia successa una cosa del genere? Vado a vedere cosa è successo, l'email c'è appunto scritto che non hai appunto garantite le norme da community, ma hai chiuso il canale definitivamente. Prima cosa da dire, una volta che chiudi il canale, c'è scritto nel regolamento YouTube, puoi essere chiuso o definitivamente subito o comunque in 99% dei casi ti devo mandare degli avvertimenti. Si chiamano strike, uno YouTuber lo sa, praticamente quando attivi la monetizzazione, te praticamente hai sul canale YouTube e vedi in alto a sinistra c'è scritto una barra se te sei appunto buono con loro a livello di community o no. Quindi praticamente ti mandano tre segnalazioni che sono tre avvertimenti che si chiamano loro strike. Io ragazzi, esattamente, avevo zero avvertimenti. Quindi praticamente io da un giorno all'altro mi sono ritrovato il canale YouTube morto, ragazzi. Non c'avevo più il canale YouTube ieri, comunque, non trovavo più il canale YouTube e me l'hanno chiuso definitivamente. Io dico questo YouTube: se dici nelle regole, se dici che un canale YouTube appunto deve avere tre strike di segnalazione prima di chiuderlo, a me con zero riferimenti, io non sapevo nemmeno che stavo sbagliando. Io come faccio a capire se sbaglio, se non mi avverti uno strike, se non mi fai un avvertimento? Ce ne vogliono tre. A me ricevuti zero e mi hanno chiuso il canale. Quindi, primo avvertimento a YouTuber, comunque come me, state attenti. Secondo avvertimento, vi dico esattamente appunto di stare attenti a tutti i link che mettete, tutti i commenti che mettete, cioè che fanno, tutti gli spam, tutta una serie di cose, perché io sinceramente non so cosa ho sbagliato. Io sono YouTuber come tutti, faccio video come tutti, i miei video, ragazzi. Nel mio canale cosa è successo? Io praticamente ho il canale da 4 anni. 4, non sono mesi, sono 4 anni che ho il canale. Il primo anno, comunque i primi mesi, ho subito fatto la partner con YouTube. Io non ero neanche un canale normale, ero monetizzato, quindi ero partner di YouTube. Lavoravo per loro, avevo uno stipendio con loro. E mi chiudono il canale nel giro di un minuto, ragazzi, dal nulla. Quindi praticamente sul regolamento delle partner YouTube tu hai un canale monetizzato, tu hai uno stipendio che arriva su Google Ads e quindi hai praticamente un regolamento, ok? Questo regolamento, quando non viene rispettato per una volta, ti arriva un avvertimento. Se te ne arrivano tre, ti chiudono il canale, possono decidere, te puoi fare ricorso, se vinci il ricorso, appunto puoi riprendere il canale. Ma questo non mi è successo, ragazzi, ora comunque vi faccio vedere tutte le prove, tutto quello che dico è vero, non c'è problema, vi faccio vedere tutto. Poi se mi chiudono anche questo, pace. Comunque, cosa c'è da dire? È 4 anni praticamente che io sono dietro su YouTube. 3 anni ho attivato, più o meno da 3 anni ho attivato la monetizzazione, sto guadagnando con YouTube.
Il canale, per farvi capire un'idea, ho fatto per 2 anni e mezzo, anche 2 anni e 7 mesi, videogiochi. Io facevo, per chi non mi conosceva prima, facevo videogiochi riguardante Fortnite, riguardante videogiochi, comunque giochi in generale. E appunto, in 3 anni non ho avuto mai problemi. 3 mesi fa ho iniziato il mondo della finanza, perché è un mondo che mi piace, che ci sto dietro, eccetera. Ci sono alti guadagni, alte sfere e cosa. In 3 mesi, appunto, non so per quale motivo, mi hanno chiuso il canale. Ok, appunto, ora guardiamo perché non so quale motivo. Cioè, praticamente cosa è successo? Guardiamo in realtà dei fatti. Io praticamente ho un canale di finanza. Ho trasformato i videogiochi che non facevo più, che tipo in 3 anni non ho mai messo tanti video, non mettevo video solamente una volta ogni tanto, così era per hobby. Da 3 mesi ho aperto un canale YouTube, cioè ho aperto un canale di finanza, cioè ho cambiato il canale in finanza. Da 3 mesi stavo leggermente guadagnando di più, ovviamente, perché come sapete tutti, il CPM, tutti i guadagni su YouTube o videogiochi c'è un CPM diverso, la finanza c'era molto elevata, si parla di 10 volte tanto, guadagnavo di più. Parlavo di cose un po' più serie, parlavo di cose da grandi. Ovviamente c'erano queste cose le fanno tantissimi YouTuber. Io facevo esattamente tutte le cose che fanno tutti gli YouTuber che parlano di finanza. Parlo dei siti web, parlo di alcuni siti nuovi, parlo di quello. Ci sono tanti siti simili al mio. Ci sono tanti appunto siti web, comunque siti YouTube simili al mio. Quindi io la domanda che voglio fare a YouTube ora, la prima domanda qual è? Perché se chiudi il mio che parlo di finanza, non devi chiudere tutti? Ok? Prima domanda. Perché io, ragazzi, non ho avuto spiegazioni, non ho avuto zero spiegazioni, vi faccio vedere il motivo. Perché non dai spiegazioni perché chiudi i canali? Anche perché io se voglio aprire un canale nuovo, anche se me l'ha chiuso, ho perso 4 anni di mia vita e me lo chiudi, almeno dammi spiegazioni invece di darmi un bot. Terzo motivo, perché lo faccio, mi raccomando, community in generale, state attenti, YouTuber in generale, state attenti. Alla nuova, quindi praticamente state attenti a questa cosa, state attenti a tutti i commenti, segnalazioni, eccetera. State attenti a una serie di cose che YouTube è veramente diventato fiscale. E non voglio andare contro YouTube, ripeto, ovviamente sembra che vado contro YouTube, ma non ci voglio andare. Per me YouTube è una piattaforma bellissima, veramente di guadagno, è una piattaforma, come posso dire, è una piattaforma che può veramente dare alti soddisfazioni, però a livello di informazione, a livello di comunicazione, non c'è nulla con YouTube. Ti mandano solo, secondo me, un'email bot che rifondano loro. Nulla, raga, questo è quanto. Per farvi dire tutto questo, voglio dire ora cose veramente importanti riguardo me. Allora, prima di farvi vedere questo, vi voglio far vedere che è tutto vero. Praticamente, ragazzi, perché io non voglio fare nulla di fake. Questo, ragazzi, è l'email che mi hanno mandato. Buongiorno Fisket, nella seminaria contenuti abbiamo rilevato violazioni gravi o ripetute della norma dei community. Oh. Se vai a vedere, non lo sto a leggere ora, se vai a vedere le norme community, sono scritte tutte le norme. Non so cosa ho fatto rispetto diverso da quell'altro. Sappiamo che questo potrebbe deludere molto, ma è nostra responsabilità fare in modo che YouTube sia un luogo sicuro per tutti. Sembra che io vada a rubare, non lo so. Vabbè. Detto questo, tuttavia, se a tuo parere abbiamo preso la decisione sbagliata, hai la possibilità di presentare un ricorso. Io ovviamente dopo 30 secondi ho visto l'email ho fatto subito il ricorso. Praticamente co cosa devi fare? Pigiare esattamente qua, o fare un ricorso di questo canale qua e praticamente ti mando un'email di nuovo a Google. Dopo un giorno stesso, comunque la sera stessa, mi hanno risposto, è arrivata questa serie di email. Salve, grazie per il tuo ricorso. Sulla sospensione dell'account abbiamo deciso di mantenere l'account sospeso. Per ulteriore informazione, visita la pagina YouTube Guidelines. Quindi praticamente io, la cosa che a me fa più arrabbiare di tutte, il mio sfogo, non so veramente perché mi hanno chiuso il canale, non so perché ho cosa sbagliato, non so perché ho cosa fatto, quindi il mio rammarico più grande va bene che chiudo il canale, ma perché mi hanno chiuso rispetto a quell'altro, cosa ho sbagliato in generale, quindi state attenti. Quindi questo è quanto, cosa è successo? Ora vi voglio dire cosa succederà di nuovo, cosa aprirà. Come vedete, ragazzi, ho aperto un nuovo canale, si chiama Fisket Crypto. È un canale, ragazzi, soprattutto sempre di finanza, le solite cose che facevo prima, le farò in maniera migliore. Spero di migliorare in questa cosa, di appunto di non avere più problemi con loro. Farò tutto alla luce del sole come ho sempre fatto. Non so cosa fare. Se mi chiudono il canale, ci riprovo, cioè, ci provo ancora. Provo a vedere cosa è successo, quindi nulla. Cosa succederà? Praticamente canale aperto nuovo,
farò i video più o meno soliti quelli, migliorerò sempre di più contenuti, voglio appunto implementare la mia attrezzatura, voglio veramente fare, non ho aperto la webcam, ne ho ascoltato ora, comunque vabbè, voglio veramente andare avanti col canale sempre di più. Cose importanti, novità del canale, queste sono le cose più importanti che a mio avviso riguardano me, comunque la mia community, il mio canale. Allora ragazzi, cosa è successo? Io ovviamente mi hanno chiuso il canale YouTube. Cosa succede? Il mio canale Telegram esiste sempre, quindi mi raccomando, chi non fosse ancora su YouTube, iscrivetevi subito al canale Telegram in iscrizione. Ho aperto un secondo canale Telegram, di appunto il primo canale Telegram serve appunto per spam di YouTube mio, ragazzi. Comunque serve per appunto guardare i miei video e tutto il resto. Il secondo canale Telegram servirà per il dibattito. Quindi tutti quelli che entreranno sotto di me, comunque chi entrerà sotto il mio canale di investimenti, eccetera, mi raccomando, andate in link in descrizione qui in basso, troverete il canale di dibattito in cui tutti, ogni giorno si può discutere, ogni giorno si può discutere più di me, non di queste cose, di Bitcoin, delle finanze, quello che volete, investimenti, eccetera. Quindi aprirò un secondo canale, vi invito a iscrivervi. Cosa che maggiormente mi preme, ragazzi, mi raccomando, tutti i miei iscritti vecchi, se volete, sto ripartendo, quindi iscrivetevi di nuovo. Mi raccomando, lasciate un like, iscrizione veramente a questo video, ragazzi, condividetelo a tutti per far conoscere, non più che altro per me il video, ma far conoscere a tutti questo video, a tutti, agli nuovi YouTuber, a tutta la gente che fa questo lavoro. E nulla, raga, un'altra cosa molto importante, mi sposterò, ragazzi. Io, per chi non conoscesse, ho fatto sempre live anche su Twitch. Ho smesso da un po' di tempo per concentrarmi più su YouTube, ma appunto sul canale non si può dire, non so se può dire, comunque non me ne frega nulla su questo video. Sul canale, appunto, Rosa Viola, come lo chiamano tanti per appunto non chiamarlo in questo modo, farò live. Quindi sempre link sotto in descrizione, farò live anche là, ragazzi. Link in descrizione qui in basso. Quindi una volta al giorno, un'oretta, comunque ogni 2-3 giorni, un'oretta al giorno farò live su Twitch. Farò forse live anche su YouTube, comunque vediamo, comunque farò tante cose nuove. Iscrivetevi anche su Instagram, rimanete aggiornati più possibile su tutti i social che metterò qui in descrizione, perché veramente voglio creare, il mio intento ora è creare una famiglia, una community grossissima, veramente, dove parliamo tutti i giorni, discutiamo degli investimenti sugli Bitcoin, sulle applicazioni, su PayPal, buoni Amazon, qualunque cosa online, discutiamo insieme. Nulla, raga, scusate se il video è lungo, ma volevo spiegarvi a 360 gradi cosa è successo. Spero vivamente che questo video non se la prenda nessuno, non se la prenda YouTube, è un video solamente di sfogo mio, consigli che voglio dare a YouTube. Voglio più che altro appunto dare consigli a tutta la nuova community che appunto sta nascendo su YouTube, tutte le vecchie community che sta lavorando con YouTube. Quindi mi raccomando, lasciate un like, iscrizione e campanella, nulla per il video. E ci becchiamo al prossimo video, ragazzi. Io ritorno più forte di prima, ritorno a fare video come prima. Nulla, ragazzi. Grazie per avermi seguito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like se volete di nuovo seguirmi. Non è obbligatorio, ma mi fa veramente piacere che c'è una bella community. Se la ricreo, sono veramente contento. Nulla, raga, grazie per avermi seguito. Ci becchiamo alla prossima. Ci speriamo bene, raga. Bella, raga. Ciao, ciao.